Buongiorno, buongiorno, buon caffè. La storia siamo noi, cantava De Gregori, ve la ricordate? Beh, è un tema ricorrente perché è interessante capire che cosa voglia dire che la storia siamo noi, che la storia la facciamo noi. Senza dubbio ad alcuni, anche piccoli, è dato di lasciare un forte segno nella storia. Qualcuno che non avrebbe neanche tutti i talenti o tutti i presupposti per poterla fare. Sto pensando a personaggi come Gandhi, come Mandela, ma come tanti altri che partendo dal loro piccolo, Rosa Luxemburg, partendo dal loro piccolo, alla fine hanno lasciato una traccia così forte nella storia da diventare irrinunciabili, da aver cambiato il corso delle cose del mondo. E questo partendo dal loro piccolo. Quindi effettivamente ognuno di noi può scrivere la storia, può cambiare il corso della storia, semplicemente desiderandolo. Certo, non tutti possono muovere con il solo pensiero la volontà la storia, ma quello che intendo dire è che ne abbiamo la possibilità, perlomeno la potenzialità esiste. Ma non è solo questo il punto. Quello che sicuramente possiamo fare è la nostra storia. Possiamo incidere e comprendere la nostra storia. E anche qui bisogna superare certi scetticismi, perché non è vero che quello che vogliamo possiamo farlo. Ci sono delle circostanze al contorno con le quali dobbiamo avere a che fare. Allora proviamo a ragionare un attimo su questa affermazione che è di molti. Tim Ferriss, ad esempio, in Tools of Titan, ci racconta come sia possibile realmente plasmare la propria storia partendo dal desiderio, dalla volontà, da idee chiare e da tutta una serie di strumenti messi in gioco. Ma io vorrei però rifarmi ancora di più a un altro grande della storia, Viktor Frankl, per ragionare su cosa voglia dire effettivamente avere la possibilità che è dei di ognuno di noi, di chiunque noi siamo, di fare la nostra storia. Viktor Frankl, ebreo, psichiatra, rinchiuso nei lager, scrive un meraviglioso libro quando sopravvive e torna libero, uno psicologo nel lager, in cui dice che anche nella peggiore delle situazioni noi possiamo fare la nostra storia, avere il controllo, perché è la nostra libertà, la reazione allo stimolo, per quanto rinchiusi possiamo essere, che fa la differenza. E qui allora torno anche a una bellissima meditazione di Don Giulio Maspero, Voi chi dite che io sia, che parla proprio di questo. È la mia risposta alle circostanze che mi piovono addosso, anche le peggiori, che fa la mia storia. La mia storia cambia in funzione di come accetto quello che ho intorno a me e come reagisco nei limiti di quello che mi è consentito fare. Viktor Frankl non poteva ribaltare il lager nel quale era prigioniero, ma poteva accettare di starci dentro e di modificare così la sua vita personale in funzione del suo modo di rispondere alle circostanze. E questo credo che sia il fare la storia oggi. In che modo facciamo la storia nel nostro intorno, in che modo segniamo in qualche modo la vita dei nostri, delle persone che ci stanno intorno, dei nostri clienti, dei nostri familiari, dei nostri fornitori, dei nostri amici. Metteteci tutti quelli che volete, semplicemente dimostrando di avere questo tipo di controllo, che non è controllare e governare tutto quello che capita, ma controllare e governare la nostra reazione a quello che capita. Che cosa ne pensate? Come sempre, lascio a voi la continuazione della discussione. Io vi ringrazio, vi do appuntamento qui domani per un altro caffè e vi invito come sempre a venirmi a trovare su paolopugni.it, dove ci sono tutte le attività, tutti i caffè, tutti i podcast e tutto quello che produco. Grazie mille, un affetto, con affetto un abbraccio da Paolo. Buon caffè a tutti.